Tra poco Brivio sarà qui con la nostra copia. Beh, infatti non vedo l'ora di vedere com'è avvenuto il fotoromanzo. Sarà una storia romantica, appassionante, turbolenta, come solo al Paradiso delle Signore succede. In cui potranno immedesimarsi molte lettrici. Che diventeranno futuri clienti? Beh, non solo loro. Quale donna non ha lottato per conquistare il suo uomo? Non dirmi che ti stai calando nel personaggio interpretato da Marina. Beh, ragazza ingenua e sognatrice incontra il principe azzurro mentre è imbrigliato nelle maglie di una manipolatrice fatale. Non ti ricorda qualcosa? Quindi definisci ingenua quel maschiaccio ribelle che ha baciato uno sconosciuto per strada. Tu racconteresti così la nostra storia? No, così. Giovane imprenditore intraprendente riconosce nell'ostinata figlia del suo finanziatore l'anima gemella. Posso entrare o vi state baciando? No. Vieni. Vieni, vieni, Luciano. Stavamo parlando degli amori che nascono qui al Paradiso. Ah, giusto in tema, sono venuto proprio per questo. Ah, hai scoperto di qualche coppia qui al Paradiso? Ma a me non piacciono i pettegolezzi. Io sono venuto per chiederti il permesso di uscire qualche ora prima venerdì. Vorrei fare una sorpresa a mia moglie per San Valentino. Non devi neanche chiederlo, per una ragione così nobile. È un'idea romantica. Vittorio, prendi nota di come ci si comporta dopo 25 anni di matrimonio. Sono troppo indiscreto se ti chiedo di darmi un'ispirazione per quando le avrò esaurite tutte quante. Vorrei cucinare io la cena per Silvia. Ah, bene. E la sorpresa? Che io non so cucinare. Difatti ho trovato una persona che può darmi qualche lezione di cucina. Può darle anche a Marta? Vittorio. Comunque è un bel esempio quello che dai. Il fatto di voler imparare qualcosa di nuovo pur di rendere felice tua moglie. Bravo. Grazie. Bene, io vado a portarmi avanti col lavoro se voglio uscire un po' prima venerdì. Mi raccomando, tienici aggiornati. Ricordati, quando tutto è perduto, ho il numero di telefono di un'ottima pasticceria. Bene, per sicurezza più tardi passo a prendere l'indirizzo. Grazie. Ciao. Ciao. Dovremmo festeggiare anche noi venerdì, che dici? Sì, abbiamo anche un motivo in più per farlo. Sì, e quel motivo in più è la conclusione di quella storia di cui parlavo prima. Però questa volta, siccome non siamo sicuri, non lo diciamo a nessuno, va bene? Sarà il nostro dolce segreto. D'accordo. Arrivederci, buona serata. Il zucchero. Tanto sempre amaro il resto oggi sto caffè. Non lo so tu come fai a fare la bella faccia. Vuoi che mi metta a spaccare tutto dai 20 clienti? No, non lo posso fare perché sono loro che mi danno da mangiare a me. Li vedo giorni e poi gli ho spaccato cose, Salvatore. Da quando tua mamma ci ha dato la bella notizia. Ma tu ti rendi conto? Mio padre in un carcere tedesco. Ancora che sei convinto, Salvo? Tu credi che è lui? Io sono il primo a non volerci credere. Ma il nome su quella lettera era chiaro. Giuseppe Amato. Ma Salvato, quante ce ne sono che si chiamano Giuseppe Amato, eh? Che ha detto che si chiama solo lui così? Lascia stare, che tutto torna. Cosa torna, Salvo? Cos'è che torna, eh? Mia madre l'altro giorno disperata mi ha detto che ha parlato con un capo mafia e ha chiesto informazioni di papà. Che dice, sa? Quello gli ha detto che è da un po' che non lo cerca. E lo sai perché? Perché? Perché gli ha fatto un favore. Ecco il favore. Una bella rapina. Vabbè, ma magari lo zio è stato costretto, Salvo. Che ne sappiamo noi? O magari l'ha fatto perché si voleva liberare di loro. Sì, infatti ho visto ora com'è libero. Vabbè, di sicuro non l'ha fatto di volontà sua. Questo poco ma sicuro. Ora ci credi che lui sia o no? Salvo, io so solo una cosa. Lo zio Giuseppe è sempre stato una persona onesta e che non ha mai disturbato a nessuno. Al contrario di un'altra persona che conosciamo benissimo, il signor Armando. Armando ha chiesto informazioni per noi, per aiutarci. E questa volta non gliel'ha chiesto nessuno. Ma come ragioni tu? Come ragiono? Sente qua, lo zio Giuseppe si è trasferito a Colonia, giusto? Sì. Perfetto, sto Giuseppe Amato di cui si parla, sta a Duisburg, dopo come si chiama. Questo come te lo spieghi tu? Tocco, ascolta, ci sono molte cose che io non mi spiego. Ma se solo ci penso, io mi sento male, capito? Io vorrei sapere solamente una cosa. Come sono andate veramente le cose? Te lo dico io come sono andate le cose, Salvatore. Che il signor Armando ha voluto informare a tuo padre per mettersi al suo posto. Ma che discorso è questo? Tu ti devi vergognare di pensare queste cose di Armando, capito? Perché Armando è una persona per bene.
e su quella lettera il nome era uno, era chiaro, era Giuseppe Amato. Quindi lui non si è inventato niente, capito? Capito? Io so solo una cosa, che a me Peccanaso non mi piacciono. Se a te questa cosa sta bene, me la vedo da solo. Dai ragazzi, prima che si rimetta a piovere, forza. No Rocco, meno male che sei arrivato, ce n'è per un esercito. Sono arrivati gli appendiabiti nuovi, bisogna metterci sopra tutta sta roba. Dai! Io non ne prendo ordine da uno che ha la lingua lunga. Beh, guarda che ti ho chiesto solo di darmi una mano, eh. Qual è il problema? Il problema è che lei non si fa gli affari suoi. Poi Giunot, calmino. No, no, calmino lo dice a qualcun altro, capito? A casa mia i panni sporchi si lavano in famiglia. E lei non si deve permettere a mettere zizzania. Hai parlato con la signora Agnese? Se capisce che ci ho parlato. Beh, mi auguro che ti abbia spiegato che io ho chiesto informazioni soltanto perché l'ho vista preoccupata per suo marito. Però che alla fine è lui che è sparito, eh. E uno può sparire per tanti motivi. Io ho chiesto informazioni a un amico fidato. Per avere la certezza che non fosse successo niente a tuo zio. E certo. Che lei sperava che lui crepasse così prendeva il suo posto, eh? Oh. Rocco, non si deve volere il male delle persone se si prova affetto per qualcun altro. Signor Armando, non c'è bisogno che fa il mercino con me adesso, ho capito? Io provo affetto per la signora Agnese, come per te e per Salvatore. E non ho mai avuto nessuna intenzione di offendere la reputazione di tuo zio. Mio zio è un uomo onesto. Amico suo, chi lo conosce, eh? Magari si inventa la cosa per fare piacere a lei. Inventa lei? Ma inventa cosa? Signor Armando, quella è una famiglia che ha sofferto tanto. E lo sanno solo loro quello che hanno patito. Anche non sapere che fine ha fatto tuo marito ti fa soffrire. E se tuo zio è finito in carcere, io non lo giudico. Ma sua moglie e i suoi figli lo devono sapere, chiaro? E questo non sono affari suoi. La prossima volta invece andare in giro a chiedere informazioni. Si deve cucire la bocca, capito? Oh, oh. Calma, eh. Atteso da tutti gli studiosi e dagli appassionati di astronomia. L'eclissi totale di sole è prevista per la mattina di sabato 15 febbraio. Oltre che in Italia, sarà visibile in tutta Europa, dall'Olanda alla Francia alla Germania. Gli abbiamo chiesto di fare una commissione per conto nostro e lui non si è tirato indietro. Suo marito non è più affare nostro. C'è stato un grande incendio in una fabbrica di Colonia. E io non ho potuto che pensare a suo marito. Non sa, però se lei sa qualcosa me lo deve dire. Non mi può lasciare così nell'angoscia. Deve parlarmi. Questo tuo amico dice solo menzogne. Queste sono solo calunnie. Perché mio marito, quello che conosco io, una cosa del genere non avrebbe mai potuto fare, mai. Il signor Amato è attualmente detenuto nel carcere di Hamburg. Insieme a tre connazionali, infatti, ha tentato di rapinare una banca e la polizia tedesca lo ha arrestato. Signora Agnese, le ho portato un bel caffè fumante per iniziare al meglio la giornata. Grazie, ecco. Gabriele, me l'ho già preso, poi sto già abbastanza nervoso. C'è qualcosa che non va? Eh sì, questo filo oggi proprio non ne vuole sapere. Ah. È sicura che non vuole il caffè? Sì, sì, sicuro. Vabbè, sentiamo se c'è una canzone che così ci mette il buon umore. Come avete appena sentito dal nostro esperto, l'eccezionale fenomeno si realizza quando la Luna si interpone tra la Terra e il Sole, oscurandolo. Questa era l'ultima notizia. Vi lasciamo al prossimo programma. Tutto a posto? Oggi proprio non è giornata. Ragazzi, ma siamo sicure di doverli mettere tutti insieme? Sì, per la settimana di San Valentino il dottor Conte ha deciso di allestire un reparto dedicato al rosso. È il colore della passione, no? E poi sta bene a tutte. Brune, bionde, belle e brutte. Adesso anche le rime fai. Potresti scrivere canzoni. Magari ti viene meglio che con il cinema. Pensate, ragazze, che io la prima volta che sono uscita con un ragazzo avevo un vestito grigio. E com'è andata a finire? Che ne ho sposato un altro. Bastasse un golf rosso per far innamorare un uomo. Tuo marito invece cosa ti regalerà, visto che sei l'unica di noi a festeggiare? Parla per te. Hai un appuntamento? No, ma siamo a lunedì. Fino a venerdì c'è tempo. Io invece non vedo l'ora che arrivi venerdì. Franco ogni anno mi fa una sorpresa. Chissà che avrà in mente quest'anno. Io non mi offenderei a ricevere sempre lo stesso regalo. Fosse un diamante, ovviamente. Ah, allora mi sa che hai puntato l'uomo sbagliato. Rocco,
Guarda che solo perché hai girato un fotoromanzo con lui non vuol dire che sia proprietà privata. Di certo non sono io quella che gli fa il filo, però. E a te, invece? Non c'è nessuno che ti fa battere il cuore? A me... No, a me no. Non mi interessano queste cose, io penso al lavoro. Se dovessi descrivere l'uomo ideale? Beh, sarebbe elegante come il dottor Conti. Muscoloso come Rocco. E ricco come Riccardo Guarnieri. Ma quello è il signor Brivio. Vagli a chiedere del fotoromanzo. No, vergogna. Dai, guarda che se ti mostri interessata, magari ti prende per qualche altra produzione. Non mi va di scocciarlo. Certo che come attrice sei proprio negata. Avessi scelto me, gli sarei le calcagna giorno e notte. Come un segugio con la quaglia. E comunque non ti ha scelta.